Uno degli argomenti che mi è stato suggerito nel sondaggio del video del lunedì, e se non hai mai votato, vai a vedere in descrizione perché puoi proporre degli argomenti o votare gli argomenti già presenti, in modo che magari il prossimo video del lunedì potrebbe essere sull'argomento che hai proposto tu, è quello di come invogliare bambini e ragazzi a leggere. Siccome sono una leggerissima lettrice accanita, qualche consiglio da darvi ce l'ho e ne parliamo fra poco nel video o nel podcast del lunedì. Cominciamo! Ehi, ma aspetta, 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 prima di continuare con la visione del video, volevo solo dirti che se ti interessa l'argomento di come stimolare, stuzzicare, come dico, mandare online il cervello dei tuoi bambini e dei tuoi ragazzi, in questo momento il super corso Il Salva Pomeriggi è in promozione. Trovi il link in bio, vai, clicca sulla pagina e vai a vedere la descrizione perché è un corso fantastico che ti aiuta a far fare i compiti ai tuoi bambini e ai tuoi ragazzi senza le crisi, senza lo stress, senza che diventino mollicci e non vogliano più fare niente. Vai a dare un'occhiata, ma ora ti lascio alla visione del video. Ciao, sono la psicologa Silvia. In questi video e in questi podcast ti aiuto con la psicologia dello sviluppo e le neuroscienze a star meglio con i tuoi bambini, con i tuoi ragazzi, con te stessa. Sicuramente la lettura è un'attività che fa molto bene. Devo dirti che le ricerche hanno dimostrato che la lettura ad alta voce è una delle poche attività che è stato dimostrato che ha davvero una correlazione diretta con il quoziente intellettivo e le capacità. La padronanza di tanto vocabolario corrisponde a una vera e propria capacità di pensiero, quindi imparare tante parole tramite la lettura non è inutile, ma cioè non è inutile o non è utile solo a fare sfoggio di tante parole, ma amplia davvero la capacità di ragionare trovando dei sinonimi, delle sfumature. Quindi sì, leggere è molto importante. Come facciamo per far sì che i nostri bambini e ragazzi diventino dei lettori? Allora, primo suggerimento, lo dico spesso anche per altre cose, ma qui è veramente evidente, l'esempio, leggete anche voi. Voi leggete? Perché non leggete a volte? Capisco benissimo la questione del tempo, ma penso che ci siano anche gli audiolibri e si possa trovare il modo comunque di dedicare una lettura anche di poche pagine. Immaginate che una lettura di meno di 10 pagine al giorno, pian pianino possa portarvi a terminare un libro, un romanzo, un saggio, qualcosa che desiderate leggere. Fatevi vedere leggere dai vostri bambini e vostri ragazzi perché l'esempio è sempre un motore importantissimo. Sicuramente non basta e adesso arriviamo agli altri due consigli. Quello che vi dicevo prima rispetto alla capacità di pensare, è molto importante, cioè è importante che si possa trasmettere ai ragazzi che leggere è qualcosa che li aiuta a diventare adulti che sanno pensare, che sanno ragionare. Non ci focalizziamo sulla performance, devi leggere bene, devi far vedere a scuola che sai leggere in modo fluente, devi leggere per avere una cultura. Sì, è tutto vero, ma soprattutto più leggi e più impari, acquisisci, assorbi la capacità di sapere parole e questa si traduce nella capacità di saper ragionare ancora di più. Quindi leggere è importante per te perché ti fa diventare un adulto, un ragazzo, una ragazza che sa pensare grande con tante parole. E ti costruisce una specie di cestino molto molto grande da cui tu puoi pescare una serie di vocaboli. Non li impari diversamente, non c'è un altro modo di acquisire, di ampliare il proprio accesso lessicale, quindi di ampliare il proprio bagaglio di, insomma, di termini, di sinonimi, di parole, se non quello di leggere. Quindi attenzione anche quando raccontiamo a loro perché è importante la lettura, di stuzzicarli con questa cosa di ciò che la lettura li fa diventare, piuttosto che invece focalizzarci sulla performance e non puoi non sapere, non puoi non aver letto questo libro, perché
per loro ha poca valenza, ok? E qui arriviamo al terzo consiglio, che è il più importante di tutti. Dobbiamo essere bravi a trasmettere ai nostri bambini e ai nostri ragazzi il fatto che la lettura è una vera e propria magia. Cioè, entrare in un libro significa riuscire a evocare mentalmente dei mondi, a essere trasportati, a identificarci con vite, con persone, con luoghi, situazioni che magari non avremmo mai, no? la possibilità di vivere. Penso a uno dei miei libri preferiti da piccola, Viaggio al centro della Terra di Verne. Escludo che io farò un viaggio nei cunicoli al centro della Terra, essendo poi espulsa su una zattera da un vulcano che erutta. Però io quell'avventura l'ho vissuta nella mia mente, così come sono stata con Zanna Bianca, così come sono stata su una macchina lanciata in corsa con Giannino Giamburrasca, così come ho ascoltato Beth suonare il piano in Piccole Donne. Quindi che cosa significa questo? Significa che leggere ti trasporta in dimensioni parallele, è un viaggio pazzesco, è una magia. Sei fermo lì col tuo corpo, i tuoi occhi leggono sulla carta e nella tua mente vivi avventure nello spazio, misteri, gialli, omicidi, cose che fanno ridere. Puoi veramente, non hai limiti, e questa è una delle cose per me più meravigliose che esistano. Dobbiamo essere capaci di trasmettere questo ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, e se loro dicono che pizza, uffa, non è vero che succede questa cosa, non succede per due motivi. Il primo è che se non leggiamo siamo troppo concentrati nella fatica di leggere e non possiamo lasciarci trasportare. Questo avviene con tutte le cose di cui dobbiamo diventare un po' bravi e per acquisire quella che si chiama padronanza. Cioè, se io non ho un po' di fluenza e non faccio quell'attività in modo quasi automatico, sarà difficile che mi diverta. All'inizio, quando si impara a, che ne so, ballare, si fanno mille volte le stesse mosse e gli stessi movimenti e non è divertente. Poi quando lo sai fare, che balli e volteggi sulla musica, non stai più pensando a ogni movimento, è molto divertente. All'inizio, quando inizi a guidare, chi se lo ricorda? Io me lo ricordo. Tesa, con le braccia sul volante, sudavo, concentratissima, premi qua, schiaccia, cambia, non ti diverti. Adesso magari fai una bella strada in collina, di montagna, con un bel panorama, la musica, non stai pensando a quello che stai facendo e te lo puoi godere. Quindi un altro buon motivo per leggere sempre un pochettino, che forse nei miei tre consigli il consiglio zero è quello di considerare la lettura un'attività anche un po' obbligatoria, nel senso che non è qualcosa da cui si possa prescindere per come la vedo io. Gioca, fai videogiochi, fai tutto quello che vuoi, ma un pezzettino della tua giornata, un libro è necessario. Lo faccio per me e chiedo ai miei figli di farlo. Chiedo, diciamo, in modo assertivo ai figli di farlo, ma loro per fortuna entrambi, con generi molto diversi, hanno compreso la magia della lettura, non con gli stessi tempi, devo dire, quindi anche questo, magari ci sono gradi di maturazione e tempi diversi. E vengo al punto numero due: a volte non è solo la padronanza che manca, ma a volte non si è trovato il genere giusto. Quindi aiutate i vostri bambini e i vostri ragazzi a capire che se non gli è ancora scattata quella magia e quell'innamoramento, forse perché non hanno trovato il loro giusto genere letterario. Non scatta tutti con gli stessi generi. Io ho dei generi che sono per me molto avvincenti, penso a Joe Nesbo, i libri di Nesbo, chiaramente non li inizio nemmeno se ho delle altre cose da fare, perché altrimenti ciaone, la vita va a rotoli perché devo finire quel libro, perché mi piacciono gialli, mi piacciono i gialli in generale, i gialli di Agatha Christie, i gialli norvegesi, ma magari un'altra persona ha un altro genere. Penso a Bruno, il mio compagno, che ama i libri più di genere storico, geopolitica, libri che io farei moltissima fatica a leggere. Quindi aiutateli, andate in biblioteca, andate in libreria, esplorate vari tipi di genere finché
non scatta quell'innamoramento, come trovare un fidanzato, una fidanzata. A un certo punto partono gli occhi a cuoricino e lì comincia tutta la magia della lettura. Chiaramente questo significa anche avere un'attenzione per i libri, prendersene cura, parlarne, cosa ho letto in quel libro, mamma mia, mi è piaciuto, mi ha fatto paura. E quindi ritorniamo al punto 1. Mi raccomando anche voi, coltivate anche se poco per volta la lettura perché è un esempio prezioso per i vostri bambini e ragazzi. A questo punto mi piacerebbe tantissimo nei commenti che mi raccontaste quali sono, non so, una vostra top 3 di libri preferiti, anche solo di questo periodo o di quando eravate piccoli. Così ci confrontiamo su consigli di lettura che sono sempre preziosi, anche se, mamma mia, se aggiungo altri libri in coda a quelli che già ho comprato e ancora non ho letto, la pila diventa sempre più alta. Ma finché si tratta di questo meraviglioso mondo in cui possiamo viaggiare spaziale stando comodamente seduti a casa nostra, penso che non ci sia mai limite a quello che possiamo fare. Aspetto i vostri libri nei commenti e noi ci vediamo e ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!